Sì, grazie di essersi collegato. Federico è una persona che adesso presenterò brevemente, poi naturalmente lui si incaricherà di farlo in modo più preciso, che abbiamo conosciuto in Fondazione Bassetti non moltissimo tempo fa, diciamo, però siamo già nel novero degli anni, abbiamo avuto qualche occasione di corrispondere, anche ci ha anche fatto favore di pubblicare un testo per il nostro sito, ma soprattutto Federico Pennestri è formato in filosofia e scienze della mente, è un dottore di ricerca, lavora presso San Raffaele come ricercatore e presso l'Istituto Galeazzi, anche questo come ricercatore, e insegna anche al liceo San Raffaele. È autore di alcuni libri, tutti diciamo per quello che ho potuto constatare o leggere, caratterizzati in generale da una o più tesi forti e da una grande chiarezza espositiva, per cui mi sento in generale di informarvi e consigliarvi di guardare la sua bibliografia. Oggi devo dire in particolare, nel novero dei temi del nostro corso, mi sono sentito di invitarlo, lo ringrazio subito caldamente per aver accettato, perché il primo libro che ho avuto occasione di leggere di Federico Pennestri, che è questo, si intitola Eppur si muore, vivere di più o vivere meglio, edito da Mursia alcuni anni fa, e l'ho trovato, diciamo, subito pregno di stimoli che sono assonanti all'oggetto del nostro corso. Questo corso ovviamente si svolge all'interno del Politecnico con studentesse e studenti che si stanno esercitando, perché così gli abbiamo chiesto di fare, in attività progettuali, ma innanzitutto si sono esercitati in attività scenaristiche di analisi che riguardano le grandi rivoluzioni del nostro tempo, per cui la transizione demografica. Io ho sempre pensato che transizione sia una parola piuttosto dolce per parlare di un salto demografico come quello che nella nostra epoca stiamo vivendo, appunto, che ha caratteristiche storicamente inediti, e l'altra è quella che invece tutti generalmente chiamano rivoluzione, cioè digitale. E all'incrocio fra la rivoluzione digitale e la rivoluzione demografica c'è lo stesso incrocio che c'è fra tecnoscienze e innovazione sociale. Cioè, per dirla in modo meno etereo, per un verso c'è una forte spinta dei processi di innovazione tecnologici, tecnoscientifici, a contribuire a modificare la nostra vita, giovani o anziani che noi siamo, peraltro c'è la società che cerca di innovare i modi in cui si vive insieme, considerato il fatto che siamo immersi in queste due rivoluzioni. In più, si è messa la pandemia che, diciamo, per quanto possiamo vederla con un occhio distante da storici, coinvolge tutto il mondo, quindi non è un fatto di cui ci possiamo dimenticare. Questo è il quadro in cui i nostri studenti vivono e si muovono. Prima di condividere le slide, volevo proprio riprendere da quello che dicevi su... Mi sono segnato alcune parole. Transizione demografica, digitale, innovazione sociale, spazi, tempi, ausili, strutture, ho aggiunto a proposito delle strutture protette per anziani, e in generale i tempi, e il libro da cui sei partito, che è un libro difficile da collocare tra la bioetica, la storia della medicina e l'innovazione. Quindi vorrei fare tesoro di un intervento che tengo in questo periodo per presentare la nostra attività di ricerca, che tocca tutti questi punti, e quindi mettere insieme, forse secondo le competenze che ci uniscono, la riflessione teorica sui massimi sistemi, così come le cosiddette policy di vario livello, nazionale, regionale, locale, e addirittura, non saprei neanche se definirle micropolicy, la disposizione degli ambienti, l'organizzazione degli spazi urbani e interni alle strutture, perché i temi che andiamo a vedere insieme sono veramente trasversali in questo senso. Allora condividerei nel frattempo
la schermata. Questa appunto presentazione mette insieme tante delle cose a cui abbiamo già accennato. Non sto a entrare nel merito dei vari loghi e delle varie affiliazioni, mi concentro piuttosto sul titolo. Dalla cura al prendersi cura, l'assistenza alla persona anziana nel secolo della medicina basata sulle evidenze. Beh, io parto sempre da questa premessa che è paradossale e che nel libro che ha citato Francesco è centrale, ovvero quella che siamo in un momento senza precedenti. C'è uno storico autorevole della medicina, che è il professor Porter, che dice che stiamo vivendo un'epidemia di salute. Cioè, siamo in una situazione paradossale perché abbiamo delle risorse, medico-scientifiche e non solo, come mai ne abbiamo avute in passato, ma forse mai come in passato, a vari livelli ci sentiamo male e o abbiamo dei problemi, se pensiamo in particolare al discorso dell'incremento delle persone anziane, sole, affette da patologie croniche, quindi malattie da cui non si guarisce. E malattie per cui ciò che conta è cercare di vivere il meglio possibile. Siamo un paese in cui, stando alla revisione sulla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia, redatta dall'OCSE nel 2015, da un lato siamo tra i paesi con la migliore aspettativa di vita alla nascita del mondo, siamo quinti nel mondo, se non ricordo male. Dall'altro siamo il paese con più persone affette da limitazioni funzionali di carattere fisico, psicologico e sociale oltre i 65 anni. Quindi se dobbiamo usare uno slogan, si vive di più, ma si vive peggio, molto spesso. Peraltro un secondo elemento fondamentale che emerge dalla revisione OCSE è che abbiamo un sistema assistenziale eccellente a livello di professionisti, quindi di medici, infermieri, fisioterapisti, operatori, tutti coloro che a vario modo sono anche amministratori, sono coinvolti nella gestione e nell'erogazione dell'assistenza, ma l'eccellenza dei singoli operatori è fortemente penalizzata da un sistema frammentario e da una cultura frammentaria, che vuol dire operatori eccellenti che non dialogano fra di loro o non sono nelle condizioni istituzionali per farlo in modo agevole. Quindi, questo per quanto riguarda l'Italia è come dire, è significativo. Ma più in generale, se ci fermiamo alle grandi dinamiche della medicina, della sopravvivenza delle persone e di come la medicina abbia impattato sulle seconde, noi ci siamo trovati negli anni 60, che è un momento particolare, non stiamo a entrare nel merito, per il progresso scientifico-tecnologico e in particolare medico, a vedere il libro che qua io ho riportato alla vostra sinistra, che se non sbaglio è del 1967 e che si intitola La conquista della morte. Sottotitolato, mi viene in mente che è più semplice la traduzione italiana, perché potremmo essere l'ultima generazione a morire di malattia e di vecchiaia. Un libro scritto da un ricercatore, da un biologo, che sulle ali dell'entusiasmo provocato da fondamentalmente le tecnologie, le biotecnologie, descriveva come non solo fossimo ormai l'unico animale a conoscere il nostro codice delle istruzioni, il nostro manuale delle istruzioni, il nostro DNA, ma anche il primo animale a riuscire a poterlo riscrivere attraverso le tecnologie di gene editing e in modo particolare il DNA ricombinante. Quindi c'era quest'idea che saremmo diventati da lì a breve immortali e anche immuni da ogni genere di malattia.
non solo infettiva, non solo metabolica, non solo degenerativa, ma anche legata all'invecchiamento stesso. Cioè avremmo interrotto il processo naturale di deterioramento dei nostri corpi. Questo era il panorama che si delineava nel 67. Tra l'altro, dal 60 al 67 l'uomo, inteso come specie, quindi insomma gli uomini e le donne, hanno accumulato la stessa quantità di scoperte scientifiche che sono state accumulate praticamente da quando c'è tracciabilità delle stesse, dalla storia fino al 1960. Oggi addirittura, se noi come indicatore dell'innovazione, della ricerca scientifica di stampo biomedico, prendiamo PubMed, noi sappiamo che su PubMed ogni forse 48 ore le pubblicazioni su un certo argomento raddoppiano. Quindi, al di là del fatto che questo sia, fisiologico o patologico, possiamo immaginare che oggi corriamo ancora più veloci. Ebbene, negli anni 60-70 questo era lo scenario che dominava il progresso, lo spirito socio-economico, scientifico alla base dell'innovazione. Invece, 50 anni dopo, all'incirca, siamo arrivati a delle conseguenze paradossali. Siamo arrivati dall'utopia alla distopia, cioè al peggiore degli scenari, addirittura peggio di quanto si poteva immaginare allora. Da un lato, a negare le cure alle persone perché troppo anziane o troppo fragili per poter beneficiare di esse, in virtù del fatto che le risorse per tutti non ci sono più, c'è poco da fare, è così e dobbiamo imparare ad accettarlo, e dall'altro lato a sprecare risorse iperassistendo, ipermedicalizzando persone senza generare in loro benefici. Perché abbiamo un paradigma della salute, che è quello della perfezione, su cui dovremmo fare una lunga discussione che non abbiamo il tempo di fare, tale per cui, non essendo noi perfetti, siamo tutti malati. E per quanto riguarda gli anziani, le principali teorie sull'invecchiamento in salute, sull'invecchiamento di successo, eccetera, eccetera, sono state fatte da giovani perfezionisti che ambiscono a una salute da perfezionisti. È solo da pochi anni che chiediamo agli anziani cosa conta per loro. E stiamo scoprendo di essere andati molto fuori strada nella allocazione delle risorse e nelle modalità attraverso cui gli anziani sono assistiti. Quindi un enorme paradosso storico che richiederebbe un corso intero di storia della medicina può essere riassunto da questa immagine, da questa slide. Seguo su questa scia illustrando un altro libro che è molto interessante e consiglio di leggere, che è The Rise and Fall of Modern Medicine. Quindi, adesso non mi ricordo la parola in italiano, la crescita, insomma, e Ascesa e poi la declino della caduta. medicina moderna. Ascesa. Grazie mille. Grazie. L'ascesa e il declino, giustissimo. Io purtroppo, dopo un 6 ore di lezione filate al liceo, comincio a perdere un po' di prestazioni, proposito di perfezione che manca. Ecco, questo libro racconta in una maniera ineccepibile come nel giro di 100-150 anni la medicina abbia risolto, possiamo dire, se non tutti, quasi tutti i problemi delle persone di questo mondo, addirittura non solo i problemi fisici, ma anche i problemi psicofisici, i problemi sociali, perché con la medicina possiamo trasformare il nostro corpo, potenziare le nostre prestazioni psicofisiche, e queste sono non a caso le grandi frontiere della bioetica di oggi. Ma qui a sinistra vedete un elenco di cose che oggi riteniamo banali, cioè gli antibiotici, le tecnologie che hanno permesso dall'insulina alla
alla dialisi renale, di salvare la vita di milioni di persone destinate a morire trasformandole in pazienti cronici. Le terapie intensive che hanno permesso a me per primo, a persone di sopravvivere a eventi di una gravità drammatica, ad esempio in conseguenza di incidenti stradali, ed essere restituite alla vita in condizioni quasi pari a quelle precedenti. E quindi tutta una serie di trasformazioni enormi che fanno sì che questo centenario, questi 150 anni, a seconda insomma di dove esattamente vogliamo iniziare e finire, sono stati descritti come The Golden Age of Medicine, l'età dell'oro della medicina. Se noi ci fermiamo all'Italia, il paragone viene facile. Perché l'Italia, ovviamente, con la fondazione del Regno d'Italia, ha per lo più, ha poco più di 150 anni, e 150 sono appunto gli anni in cui è esplosa la medicina. Pensate solo al fatto che nel 1861 Pasteur si presentava all'Accademia delle Scienze a Parigi. Per la prima volta dimostrando il ruolo dei microrganismi nel deterioramento degli alimenti e distruggeva l'ultimo grande pilastro della medicina antica che durava da 2000 anni, cioè l'idea che alla base di ogni deterioramento ci sia l'aria, da cui la mala aria e la disinfezione degli ambienti prestando attenzione alla sola aria. Quindi sono anni in cui comincia questa lunga cavalcata e noi in Italia possiamo paragonarla alla storia del nostro paese. E parlando, assumendo come indicatore la mortalità infantile, quindi la mortalità dei neonati e dei bambini fino a 5 anni, nel giro di 150 anni circa siamo passati da un bambino su quattro, che è tantissimo, agli standard di oggi, a meno di uno ogni 100. Questo in grandissima parte grazie alla medicina, ma anche a tutta, come dire, a tutta l'innovazione urbanistica, strutturale, logistica, finanziaria, che ha permesso alla medicina di espletare il proprio potere. La potabilizzazione dell'acqua, perché i batteri non si diffondono solo nell'aria. Il sistema sanitario nazionale che ha permesso di raggiungere tutte le persone bisognose di cure a prescindere dal loro reddito e dalla loro istruzione e dalla loro cultura, gli antibiotici, i chemioterapici, quindi le medicine che hanno un bersaglio specifico, la catena del freddo che ci permette dal produttore al consumatore attraverso tutti i vari stadi intermedi di non infettare i cibi. E il programma di vaccinazioni che dagli anni 70-80 ha raggiunto l'intera popolazione. Questo in Italia. Vediamo nel mondo, dati del 2017, come l'Italia, in effetti, a prescindere dai posizionamenti che ogni anno possono slittare di una o due posizioni, sia il paese, quantomeno occidentale, con la maggiore aspettativa di vita. Forse oggi ci ha superati la Spagna. Ad ogni modo siamo messi molto bene. E questo ovviamente è bello, cioè è un enorme motivo di soddisfazione pensando alle conquiste sociali, scientifiche, economiche, che hanno permesso a persone che fino a metà dell'Ottocento morivano perché non avevano le medicine di base o perché prendevano i tumori all'età di 8 anni perché facevano gli spazzacamini di lavoro. Siamo partiti da lì, siamo arrivati a vivere più di 80 anni in condizioni, insomma, relativamente buone. Quindi tutto questo è molto bello. Ovviamente è molto bello per le persone, qui ci sono un paio di esempi, che vincono ogni genere di apparentemente fisiologico limite all'età umana. Alla sinistra abbiamo la signora Emma Morano, deceduta pochi anni fa,
che è stata la persona italiana, non so se più anziana nel 2017 o più anziana in assoluto, deceduta all'età di 117 anni. A destra abbiamo il signor Mbagoto, che se non sbaglio era thailandese o comunque del sud-est asiatico, che complice forse l'imprecisione anagrafica dei sistemi anagrafici appunto del sud-est asiatico nel 1800, dichiarava di avere quasi 150 anni. Ecco, finché le cose sono così, ovviamente non possiamo che essere contenti, però come innovatori e come medici e come tutto ciò che è intermedio alle due figure, noi ci dobbiamo purtroppo forse occupare dei problemi. Quindi noi dobbiamo vedere le cose dove sono andate male per risolvere le stesse e far sì che le persone viceversa possano beneficiare di queste grandi innovazioni. E allora vediamo l'altro lato della medaglia. Molti numeri citati in questa slide ve li ho già menzionati, quindi vado abbastanza rapido e vi cito alcune, come dire, vi descrivo alcune informazioni che in realtà ognuno di noi nella sua vita probabilmente già conosce e ha sperimentato, a livello familiare, a livello sociale, eccetera, eccetera. Beh, e non è una novità che gli anziani purtroppo c'era un sacente, un sapiente, forse addirittura sacente, che nell'antichità diceva senectute ipsa morbus est, no? Cioè l'anzianità è essa stessa malattia. Beh, non è così, però è inequivocabile che l'anzianità favorisca lo sviluppo di una o più patologie, a seconda della presenza di una patologia indice e altre patologie secondarie, o dell'addirittura compresenza di tante patologie ugualmente incidenti nella nostra vita. Noi parliamo di comorbidità o di multimorbidità. L'anzianità favorisce situazioni, sono dati dell'Istat del 2013, tali per cui a parità di patologia cronica abbiamo una peggiore percezione della salute, in gran parte per la paura delle complicazioni che possono seguirne, e per l'isolamento, parleremo di questo. L'anzianità è anche un'età in cui, come oggi purtroppo è noto grazie al coronavirus, si è soggetti a maggiori complicazioni a parità di trattamento e quindi a minori benefici a parità di trattamento. E allora siamo nelle condizioni di capire, in condizioni di risorse scarse, chi beneficia di più o chi beneficia meno delle risorse stesse, e evidentemente gli anziani sono sfavoriti. Queste condizioni sono veramente olistiche, perché sono fisiche, psicologiche e sociali, richiedono un'assistenza molto particolare, integrata, multidisciplinare, perché abbiamo più persone che devono coordinarsi per gestire i singoli disturbi della persona anziana, dalle condizioni di rischio alle patologie conclamate, al ricovero ospedaliero. Quindi abbiamo già il territorio ospedale, di cui si è parlato tanto nel contesto della gestione del Covid, che è un altro tema molto interessante che forse oggi non abbiamo il tempo di trattare. Quindi la coordinazione fra i vari luoghi della cura, ma anche fra i vari protagonisti, tra il medico di medicina generale e gli specialisti, fra gli operatori sociali e gli operatori sanitari, fra i colleghi che all'interno della stessa struttura erogano modalità diverse ma complementari di assistenza. La persona anziana ha bisogno di tutto questo perché presenta delle condizioni fisiche, psicologiche e sociali delicate. E vediamo perché queste condizioni sono delicate. Cito alcuni dati abbastanza rapidamente. Beh, in Europa le patologie croniche sono responsabili di 86% della mortalità. Sono informazioni precedenti alla pandemia di Covid, ma evidentemente ci auguriamo
che sia un momento eccezionale. Sono patologie che richiedono un'assistenza continuativa che incide enormemente sulle finanze pubbliche, che già è una grande conquista rispetto alle sole finanze individuali, perché sennò la maggior parte delle persone da sole non riuscirebbe a curarsi. Si tratta di patologie croniche bene o male identificabili in alcune categorie più ricorrenti che potete leggere e colpiscono l'80% della popolazione maggiore o uguale ai 65 anni, molto spesso insieme. In Italia la spesa farmacologica pro capite per un paziente over 75 è in media 11 volte quella di un paziente fra i 25 e i 34 anni. Ora, noi non parliamo di costi perché diamo un costo alla vita delle persone, ma perché i consumi sono evidentemente indicatori di un bisogno importante, complesso, tant'è che le regioni o le regioni particolarmente avanti, senza citare nel bene o nel male esempi, partono dai consumi. Depositati nelle banche dati per costruire in maniera proattiva i bisogni della loro popolazione. In maniera proattiva vuol dire che non aspettiamo, come negli anni 70, il paradigma dell'ospedale, del paziente acuto, che il paziente stia male perché arrivi in ospedale ed esercitiamo il massimo della nostra potenza scientifico-tecnologica per restituirlo al domicilio. Ma siccome sono cambiati i problemi, dobbiamo prevenirli e dobbiamo evitare che il paziente arrivi in ospedale o che ci ritorni. E parleremo di questo perché evidentemente ha delle implicazioni che vanno completamente al di là della medicina intesa in senso biomedico. Mai come oggi la medicina è multidisciplinare, è l'ultimo anello della catena, non per importanza, ma in ordine cronologico. Noi non dobbiamo arrivare più alla medicina. E l'anziano evidentemente rappresenta una sfida in questo senso. Qui vedete alcune informazioni, forse voi su queste cose siete anche più ferrati e più aggiornati di me, ma non ha importanza l'ultimo dato disponibile, è importante il trend. Nel 2017 c'è questo studio pubblicato da Federsanità con dati di un paio di anni prima e proiezioni fino a 50 anni dopo, che rappresentano in modo graficamente efficace quello che sappiamo, cioè che saremo non solo sempre più persone, ma sempre più persone anziane, bisognose di assistenza e molto probabilmente meno persone a lavorare per sostenere questo enorme incremento demografico ed epidemiologico in termini di bisogni. Quindi meno giovani assisteranno sempre più anziani. E questo evidentemente è insostenibile. Non vedete l'immagine rosa della femmina che sarebbe evidentemente a sua volta menzionata qui sulla destra è coperta dal fumetto, ma ovviamente sono rappresentati in blu i maschi e in rosa le femmine. Al di là del sesso, che per fortuna non è particolarmente rilevante dal punto di vista epidemiologico, lo è l'età, e vediamo come la situazione diventerà sempre più insostenibile da questo punto di vista. Uno dice sì, ma ora del 2065 sarà un problema dei miei figli e dei miei nipoti, mica tanto. Qua io menziono i dati di Regione Lombardia perché sono i primi su cui ho studiato, ma sono molto indicativi, solo per il fatto che in Regione Lombardia ci sono un enorme numero di anziani. È forse la seconda regione più anziana dopo la Liguria, ad ogni modo è una regione particolarmente fragile, paradossalmente, dal punto di vista sociodemografico, perché c'è un'alta densità, c'è tanta popolazione in poco spazio e ci sono tanti anziani. La Lombardia prende il peggio della Liguria e il peggio della Campania,
da questo punto di vista. Peggio ovviamente è inteso come condizione di rischio. L'abbiamo visto con il Covid, c'è poco da fare. In Regione Lombardia, dati del 2014, proiezioni del 2014, beh, insomma, per farla in breve, nel giro di pochissimi anni arriveremo a una situazione in cui abbiamo tre ultra 65enni per ogni due giovani sotto i 20 anni, e nel 2030 raggiungeremo 1 milione di ultra 80enni, così come ci sarà 1 milione di bambini e 1 milione di persone dai 10 ai 20 anni. Detta così non è particolarmente drammatica e siamo contenti che non lo sia, ma se noi torniamo agli indicatori di consumo socio-sanitario, ci rendiamo conto che purtroppo è molto negativo come futuro. Tant'è che noi non dobbiamo metterci le mani nei capelli, dobbiamo rivedere e ridisegnare tutta la baracca, se mi permettete, è un termine poco accademico. Ebbene, abbiamo circa 10 milioni di abitanti in Lombardia, che forse adesso sono scesi poco sotto ai 10 milioni per via dei morti del Covid. Uno su cinque per lo più ha più di 65 anni e attenzione, dato che ormai si cita come un mantra da qualche anno, il 30% della popolazione consuma il 70% delle risorse assistenziali. Non è il 30% dei malati, è il 30% della popolazione, perché il 30% della popolazione è cronica. E sono questi pazienti a consumare il 70% delle risorse. Questo vuol dire che una persona su tre è affetta da almeno un disturbo cronico. Com'è possibile che persone che magari hanno una condizione, voglio dire, più che gestibile di cronicità o una sola condizione di rischio, l'ipertensione, consumino in un anno il 70% di 18 miliardi di euro? Io nel 2012 ho fatto un incidente stradale molto grave e sono stato per alcune settimane in terapia intensiva. La regione Lombardia, a mio modo, fa bene, sebbene sia abbastanza cinico, quando ti dimette, ti scrive sulla cartella clinica quanto sei costato al sistema sanitario. Non è per fartela pesare, ma è per ricordarti che la sanità, di cui tu benefici gratuitamente, ha un costo importante che deriva dal lavoro delle persone. E questo nelle generazioni, la mia inclusa, che non hanno conquistato la sanità pubblica, è tutt'altro che scontato e ci insegna a stare attenti a scegliere i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, dalle più banali misure di igiene e sicurezza fino ai comportamenti a rischio, perché un conto è se ci facciamo male, e un conto è se invece noi in modo deliberato e reiterato ci cerchiamo assistenza sanitaria ad alto livello, tecnologico e assistenziale. Perché per l'appunto purtroppo in una condizione di risorse limitate, quello che io consumo da una parte va via dall'altra. Allora dicevo questo per giustificare o quantomeno per spiegare ciò che dal mio punto di vista è sensato, cioè avere un'idea del consumo che noi generiamo sulle risorse pubbliche, dell'impatto che noi generiamo sulle risorse pubbliche. Ebbene, un mese di assistenza in terapia intensiva con operazioni chirurgiche di 20 ore in cui mi è stata ricostruita la testa e un coma farmacologico lungo, che è stato solo l'inizio, beh, calcolate che l'impatto è stato di all'incirca 8.000 euro. Allora, pensate cosa vuol dire consumare il 70% di 18 miliardi da cronici. Vuol dire che sono tantissime persone che consumano poco, ma tutti i giorni. Vuol dire che l'acuzie, il problema della medicina del passato è stata vinta, ma è stata spalmata
su una quotidianità che è sempre meno sostenibile. Non è solo la regione Lombardia. Recentemente sto occupandomi di un progetto di ricerca a vario modo legato alle modalità innovative di presa in carico dei pazienti anziani e quindi mi sono imbattuto in dati di altri paesi. Allora, in Inghilterra, dove c'è il National Health Service, il Servizio Sanitario Nazionale che noi nel 1978 abbiamo copiato di sana pianta e abbiamo anche superato, ebbene in Inghilterra i dati sono gli stessi, è veramente affascinante come il 30% della popolazione si affetta da patologie croniche e consumi il 70% delle risorse. Questi consumi avvengono per lo più tra i 70 e i 74 anni, ci sono delle possibili ipotesi che possiamo fare per questo, ma sorvoliamo, e piuttosto ci concentriamo sul fatto che una volta in Italia, in Lombardia, non solo, la società a vari livelli, volontariato, la famiglia, i conoscenti, si facevano carico di tappare i buchi dell'assistenza sociosanitaria perché non poteva arrivare dappertutto. Oggi che abbiamo una erosione sociale sempre più grande, che vuol dire sempre più persone sole che vivono sole, beh, voi capite che tutto quello che prima era no? Tappare i buchi dai parenti che ti accompagnavano all'ospedale, che ti davano da mangiare a casa, che ti aiutavano ad andare a letto, ti lavavano, facevano e disfavano, adesso non c'è ed è di pertinenza dell'assistenza sociale e sanitaria integrata. E quindi vedete che abbiamo un'impennata enorme di bisogni da considerare. E se noi calcoliamo che non sono persone che stanno malissimo, a cui dobbiamo salvare la vita, ma sono milioni di persone che sono a casa in queste condizioni qua, calcoliamo che dobbiamo anche andarle a trovare, a identificare, ad aiutare, in modo tale che evitino il più possibile di arrivare in ospedale, per una ragione di costi, per una ragione di qualità della vita e per una ragione di rischi che ci risparmiamo. Vedete ancora una volta come le infezioni nei nosocomi abbiano incrementato a livello molto molto importante il circolo del virus in questo anno e mezzo scarso, in questo anno abbondante, diciamo così, di pandemia, ed emergono nuovi indicatori di queste fragilità, anche solo per gli anziani, le ludopatie e generalmente tutto ciò che ne consegue. Allora capite che il problema comincia ad essere socio-economico, prima ancora che sanitario. Non solo in Italia, non solo in Lombardia, non solo in Inghilterra. Questo screenshot che vedete è tratto da Harvard Women's Health Watch, che è una sorta di osservatorio sulla salute delle donne, periodicamente aggiornato dall'Università di Harvard, Facoltà di Medicina, che menziona questo studio nel quale si sono presi, non mi ricordo se 148 studi a livello mondiale su centinaia di migliaia di pazienti, si è fatta una meta-analisi e si è visto che in tutti questi paesi molto diversi emergeva un dato comune molto preoccupante, ovvero che la distanza dalle persone sole ai propri punti di riferimento correla direttamente a un incremento del rischio di morte prematura a parità di malattia fino al 50%, ovvero come se voi fumaste 15 sigarette al giorno in termini di rischi che aumentano per la vostra salute, più alto dell'obesità, più alto dell'inattività fisica cronica. Io nel mio studio con i miei colleghi ho fatto qualche ipotesi, ma rimangono delle ipotesi in supporto a questo dato che invece è scientifico.
Beh, in primo luogo la più banale è che banalmente, per l'appunto, una persona che vive lontano da chi può farsene carico in caso di bisogno non riesca ad accedere tempestivamente ai servizi, anche perché si parla di persone sole che non riescono a guidare, che hanno tutta una serie di problemi nella propria mobilità, ma anche per una ragione psicologica, cioè per il solo fatto che voi avete paura che succeda questo. Siete più esposti a malattie. Se voi pensate alle patologie psicosomatiche, ovvero patologie che in gran parte sono peggiorate dalla vostra salute mentale, pensiamo agli eventi cardiovascolari acuti, cioè non mi viene l'infarto perché sono predisposto dal punto di vista fisico, mi viene perché ho il terrore che mi venga. E poi le due cose in realtà vanno insieme. Ci sono indicatori infiniti di questo problema che ha un tempo sociale, sanitario, psicologico. Ad esempio, in Inghilterra il 20% dei pazienti, dati del 2015, va dal proprio general practitioner, che è il medico di base, presentando problemi che con la medicina non c'entrano niente. Medico di base che ha 10 minuti per legge per ascoltarvi, per scrivere le informazioni che gli raccontate in due portali diversi, fare l'anamnesi, fare l'esame oggettivo e prescrivere le terapie, stando attento alla loro appropriatezza, perché se no viene bacchettato dall'amministrazione perché i consumi sono sproporzionati ai bisogni. Allora ci sono libri come quello che vi consiglio di leggere del dottor Graham Easton, se non ricordo male, che descrivono proprio il problema della medicina generale nel quotidiano. Un libro che si chiama The Appointment, non c'è in italiano, e un libro che menziona come il medico di base che lavora 7 giorni su 7, in realtà quando lavora finisce le sue giornate full bladder dry mouth. Cioè non ha il tempo neanche di andare in bagno e non ha neanche il tempo di bere l'acqua, perché finisce regolarmente in ritardo, quindi ci sarà qualcuno che dopo il suo paziente per cui è ritardato già si lamenterà perché è in ritardo e comincerà in ritardo e nonostante questo non avrà potuto gestire adeguatamente tutti i bisogni del suo paziente. E allora, perché vanno persone dal medico di base a parlare dei loro problemi psicosociali? Perché il medico di base ce l'hai di diritto, è l'unico canale istituzionale da cui tu puoi andare. Non c'è l'interlocutore psicosociale. E quindi dal medico di base si apre il vaso di Pandora. Abbiamo altri studi che qua non sono menzionati, ma sono più, scusate, importanti di altre slide che salterò. Ad esempio, uno studio che svedese su 51 pazienti ipertesi, sì, perché quello sulle conseguenze successive alla dimissione dopo evento cardiovascolare acuto è un altro, ogni tanto li sovrappongo, ma non ha grande importanza. Studio svedese su persone che hanno problemi di cuore, tanto per semplificare, che mostra come le persone escono dall'ospedale alle quali è stata salvata la vita e sono completamente abbandonate a se stesse. Perché? Perché non ci sono informazioni chiare su dove andare, quando, da chi presentarsi, quali farmaci prendere, dove, se c'è bisogno di esenzioni perché le persone sono economicamente fragili, non si capisce come attivarle o ci vuole del tempo. Se c'è bisogno di operatori socio-sanitari che ti accompagnino al luogo di cura dove banalmente ti fai la terapia anticoagulante orale, c'è bisogno di qualcuno che te li procuri, e questo non è facile, eccetera, eccetera, eccetera. E queste persone cosa fanno? Vanno nel panico. Cominciano a bersagliare il pronto soccorso appena hanno la pressione alta, a telefonare a tutti i loro amici medici se li hanno e quindi le relazioni sociali. Altro grande tema di importanza oggigiorno, per farsi dare i pareri e finiscono per prendere 10 medicine diverse contemporaneamente
e per le medicine o per altri problemi a tornare in ospedale peggio di prima o a non fare a tempo ad arrivarci. Dicevo prima in Germania, altro studio su persone in condizioni simili, patologie cardiovascolari che creano una preoccupazione, ahimè, cronica. Ebbene, queste persone dichiarano, anziani, dichiarano di preferire il tempo che viene dedicato loro da parte degli assistenti socio-sanitari, dal medico di base in poi, che in Germania ha un nome un po' diverso, ma poco importa, preferiscono il tempo che gli viene dedicato all'efficacia delle cure e allo stesso tempo ricorrono, ed è significativo che le due cose vadano insieme, in maniera massiccia alla medicina complementare. Allora, a proposito di articoli e cose che abbiamo fatto insieme con Fondazione Bassetti in particolare, il fatto che così tante persone e apparentemente insospettabili, no? Perché l'anziano forse è l'ultima persona che pensi che possa ricorrere alla medicina complementare. Invece, il fatto che lo facciano gli anziani, che ricorrano a queste forme alternative o complementari, beh, no, se non è cioè, se quella non è la soluzione, e non entriamo nel dibattito dell'efficacia o meno di questi trattamenti, è comunque indicatore di un enorme problema, che le persone non hanno più un punto di riferimento e preferiscono il tempo in cui parlano all'efficacia dei trattamenti prescritti. E questo ovviamente comporta dei rischi, perché poi si può finire nelle mani dei ciarlatani. Quindi capite quanto questo sia indicatore di disagio, prima ancora della inefficacia della medicina, che non è qui in questione. Qui vado veloce, cioè i problemi sono infiniti, i problemi di carattere socio-economico che impattano nell'assistenza delle persone. In realtà su questa slide mi voglio fermare perché è molto pertinente rispetto a spazi, tempi e luoghi. La lontananza della persona rispetto al luogo di cura e riabilitazione, perché usciamo dall'ottica del paziente acuto che corre all'ospedale o chiama l'ambulanza. Stiamo parlando di persone che ci vanno 3 giorni alla settimana, hanno una forte dipendenza rispetto ai sistemi assistenziali. Allora già dovreste annusare che un sistema larghissimamente incentrato sugli ospedali non è funzionale da questo punto di vista, perché le persone devono mobilitarsi, che già comporta tutta una serie di problemi organizzativi, per arrivare al luogo stesso dove vengono assistite. C'è bisogno di qualcuno che li accompagni. Se avete i familiari, bene. Se avete i familiari che lavorano, malino, perché gli ambulatori sono aperti negli orari di lavoro e se hai bisogno di essere accompagnato, devi prenderti lavoro part-time, a volte lo perdi. L'abitazione in cui si vive, se pensiamo alla fragilità socio-economica, che spesso presenta una serie di caratteristiche che vanno insieme, l'anziano che abita nei condomini di residenza, come si dice, di edilizia residenziale pubblica, se non ricordo male, comunque l'housing sociale, le case per le persone che non riescono da sole a garantirsi appunto una protezione, un tetto sotto cui dormire. Ebbene, persone anziane che vivono in queste strutture, all'ultimo piano, senza ascensore, cioè avete voglia ad essere soccorsi o a muovervi, ma la stessa capacità di telefonare, di scrivere messaggi, di sapere a chi telefonare, pensate alle demenze. E non è un caso, ed è un altro indicatore che fa un po' sanguinare, che ci siano sempre persone che fanno ormai da doppi caregiver al lavoro e a casa, e non ce la fanno più, perché arrivano al lavoro che sono già distrutti e tornano a casa che sono distrutti dal lavoro. È un'emergenza socio-economica. Ripeto, siccome io in realtà non sembra, ma sono un inguaribile ottimista, non è che dobbiamo strapparci i capelli. Stiamo vedendo un problema che purtroppo è importante, è inequivocabile, è in fase di aumento, ma che noi possiamo e dobbiamo gestire. Le modalità le vedremo possibilmente dopo e magari le discuteremo.
Vedete allora come siano i luoghi, i tempi e le persone a fare la differenza, prima ancora che l'efficacia biomedica dei trattamenti, oggigiorno, che è per lo più fuori discussione, appunto a fare la differenza. Non è un caso che io abbia scritto luoghi, tempi, persone, e non è un caso che in basso a destra ci sia scritto HHH, Home Hospitals Humans, perché questo progetto di ricerca che stiamo facendo con l'Università San Raffaele come filosofia e medicina, stiamo studiando proprio l'impatto degli ambienti, dell'organizzazione e delle relazioni, spazi, tempi, persone, sull'efficacia dell'assistenza sociosanitaria nel suo complesso, che non è valutare l'efficacia dei farmaci, perché non lo facciamo noi, fanno i medici o i biologi o i biotecnologi. E vedere tutto quello che c'è intorno. Qui vado veramente veloce, il problema rimane anche nella transizione da casa all'ospedale, perché prima intervenite, prima arrivate sotto i ferri, soprattutto se avete un problema emergente, acuto, meglio state dopo, soprattutto se siete anziani. Ebbene, nel caso del paziente cronico, beh, risparmio tempo proprio su questa slide, perché magari poi ognuno di voi ne ha fatto esperienza, mi auguro in diretta, ma da paziente cronico, ovvero affetto da un disturbo permanente che però si può gestire, voi avete il problema logistico, organizzativo, economico, sociale dell'accesso alle cure spalmato vita natural durante. E allora vedete alla faccia dei determinanti socio-economici della salute, cioè il problema è uscito dalla porta e è entrato dalla finestra. Una volta le persone morivano perché non avevano gli antibiotici, adesso muoiono perché è troppo complicato il percorso assistenziale. Non è uno scherzo, che ovviamente non mi permetterei di fare. Perché innanzitutto dovete rendervi conto di stare male, perché non sono patologie acute. Non è il colpo al cuore che ovviamente vi rendete conto che state male e come, anzi, se ne deve rendere conto qualcun altro. Sono patologie latenti che emergono progressivamente, che sono legate a consumi sbagliati, all'aria che respirate, all'attività lavorativa, a tutta una serie di cose. Dovete essere circondati da persone anche in grado di dirvi: guardate che questa cosa non ti fa bene. Se no, a un certo punto si sviluppano queste condizioni. Voi dovete andare allora in ospedale dovete essere presi in carico in modo chiaro, efficace, per tempo, e non è semplice, e non è scontato. Pensate alle liste d'attesa, pensate agli spostamenti, e anche laddove va bene al punto di accesso, dopo bisogna continuare, vita natural durante, in maniera continuativa. Perché c'è scritto prevenzione terziaria? Perché lo scopo non è guarire. Lo scopo è non stare male. E allora vedete, dalla cura al prendersi cura. Questo vuol dire, al di là degli slogan. Vado veloce su questa slide perché purtroppo appunto sto già sforando, ma vi invito a cercare, quando avete tempo e voglia, su Google questa campagna dell'ASL di Bari, no, dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari, che spiega come purtroppo tutti questi problemi non siano colpa né del medico né del paziente. Sono dovuti a un sistema che è diventato così complesso da mettere in difficoltà il primo e il secondo. Vedete allora il medico che dice: qui non ho più posti letto, non dipende da me. E vedete dall'altra parte la signora anziana che dice: mi ricoverano a 60 km da casa. Probabilmente se la prende con le persone infermieri, se non il medico parte già. Lontano da casa. E allora creiamo già una situazione di partenza che è complicata. Questo fenomeno che è complesso e che vi liquido con una teoria è spiegato per l'appunto dalla teoria del terzo attore, che è una teoria economico-burocratica, ovvero legata alla gestione dei sistemi
complessi e ai loro costi, che tradotta in medicina, a proposito poi delle cose che ha in parte menzionato il professor Samorei, che vi menzionerò alla fine, è un tema che ampiamente affronto in uno dei miei libri. La teoria del terzo attore, applicata alla medicina, è molto più chiara che nel settore economico o in altri settori dei servizi alla persona. La teoria del terzo attore applicata alla medicina dice questo: una volta la medicina era come dire, una pratica a due, una pratica che coinvolgeva due attori, il medico e il paziente, ovviamente, banalmente. Ippocrate diceva che la medicina è la lotta a tre tra il medico, il paziente e la malattia, dove il medico mette a disposizione la sua arte, la sua tecne, la sua tecnica, oggi diremmo il suo know-how, e il paziente lotta in primo piano contro la malattia. Benissimo, è una relazione a due. Da Ippocrate, che scriveva, posto che sia esistito nel V secolo a.C., alla nascita dei sistemi assistenziali pubblici tra l'8 e il 900, sono passati 2000 anni circa. E grazie alle conquiste sociali che sono venute fondamentalmente nel secondo dopoguerra, soprattutto a livello assistenziale, noi europei in modo particolare, ma altri paesi dopo qualche decennio hanno fatto lo stesso, abbiamo conquistato la sanità pubblica, i servizi sociali pubblici, ovvero il sistemone che si mette in mezzo al medico e al paziente in modo tale da garantire che ogni paziente riesca ad arrivare a un medico, che sia accompagnato, che possa farlo gratuitamente e che riesca a farlo anche per tempo. Perché all'inizio del Novecento ancora le persone morivano di questo. Allora è nata la sanità pubblica, che è una cosa bellissima e che noi oggi per vari motivi stiamo buttando via. Ma un problema della sanità pubblica è che nel giro di pochi decenni le aspettative delle persone, e da un lato e dall'altro l'incremento delle risorse terapeutiche che abbiamo, sono aumentati a livello esponenziale, molto di più dell'incremento delle risorse finanziarie atte a sostenere, finanziarie. E quindi il sistema è diventato così grande che ha finito per ritorcersi su se stesso, e il sistema che doveva garantire la qualità, i tempi e gli spazi della cura finisce per divorare i tempi, gli spazi e la qualità della cura. E un esempio è dato proprio da questa immagine, alla faccia del fatto che vi ho detto l'assalto. Purtroppo non sono riuscito perché è un argomento che ho molto a cuore. Cioè, il sistema sanitario, assistenziale, socio-sanitario, è diventato un elefante così grande da contraddire i suoi stessi obiettivi. E non è un discorso solamente locale, regionale, nazionale, è una caratteristica strutturale. E in Italia, ma immagino che se si facciano studi uguali, se si facessero studi uguali, verrebbe fuori la stessa informazione. Sull'Italia siamo sicuri, ci sono più amministrativi o amministratori che sanitari nella sanità. Allora capite che, cioè, questo è un indicatore inequivocabile. È più grande la macchina dell'assistenza che essa dovrebbe garantire. Questo comporta dentro i luoghi di cura una serie di problemi enormi sui quali veramente vado oltre, ve li riassumo con un'espressione: i sanitari che qualsiasi cosa fanno sbagliano, e quindi hai voglia, la vocazione, la passione, il prendersi cura, quando sei in mezzo a pazienti sempre più impazienti, che etimologicamente vuol dire incapaci di soffrire, e incapaci di soffrire non vuol dire sopportare le amputazioni delle gambe come i pazienti di romana memoria, ma vuol dire pazienti che sono abituati a interpretare la salute come perfezione, perché ce l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per qualsiasi piccolo problema
non solo si sentono malati, ma pretendono di essere curati, come diceva un amico medico, cito toto et iucunde, no? Cioè in fretta, col sorriso sulla bocca e con tutti i bisogni che presento. E beh, non è così scontato e comporta un grande stress sugli operatori, perché poi gli operatori sono in mezzo a due fuochi, perché se danno troppo ai pazienti vengono messi ai ferri corti dall'amministrazione che deve far quadrare i conti e non è colpa sua, perché le risorse che ha sono quelle, e se invece tendono a tagliare troppo, come è successo in alcuni paesi del mondo dove c'è stato un enorme scandalo perché è emerso che i medici non prescrivevano trattamenti per far risparmiare le assicurazioni, ebbene, se danno troppa retta alle logiche economico-finanziarie, poi muoiono, stanno peggio i pazienti, no? Allora si è veramente in mezzo a due fuochi e c'è il sentimento che qualsiasi cosa fai sbagli. E questo sentimento aumenta in modo proporzionato alla vocazione, alla passione che ci metti, soprattutto i primi anni. Per quanto riguarda gli infermieri, ve lo posso garantire perché ci sono degli studi, vale anche per i medici giovani che lavorano nelle terapie intensive. C'è questa cosa degli high ideals of the healthcare professions, dice un autore che parla di questo, cioè i grandi ideali della cura. Dal giuramento di Ippocrate in poi, che poi quando andate a lavorare si sgretolano perché dovete stare lì a curare più persone possibili in meno tempo possibile e la realtà è completamente diversa da quella che vi aspettavate. Allora io capisco quello che mi ha detto un collega perché lavora con me, ma non è un collega perché è un medico, io non lo sono, che mi dice io in queste condizioni devo stare attento a dare il farmaco giusto e preferisco dare il farmaco giusto piuttosto che la carezza. Metaforicamente, essendo valutato e misurato per le cose che faccio nell'unità di tempo, perché è così, io prescrivo i farmaci giusti, mi attengo alle linee guida e non chiedo troppo se lo chiedo in assoluto al paziente come sta e cosa ne pensa. Cosa devo fare? Faccio il contrario? È un grande problema quello di misurare l'assistenza dal punto di vista relazionale. Perché se il paziente non riceve i farmaci, non gli cambiamo la flebo, sviluppa le piaghe da decubito, abbiamo un milione di indicatori e di codici per segnalarlo. Ma se il paziente è contento o scontento, se gli abbiamo detto ciao o no e in che modo, che fa la differenza, noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo misurare. E ve lo garantisco che fa la differenza, perché me lo ricordo bene quando ero una macchina distrutta e parcheggiata sul letto, che come le persone mi dicevano ciao e se me lo dicevano entrando nella stanza, faceva la differenza per la mia giornata, perché io vedevo 2 minuti una persona al giorno e per 24 ore ero in un buco dimenticato da Dio con la luce accesa e lo sguardo fisso sulla parete. Allora capite che il modo in cui mi si dà l'antibiotico, per usare la metafora del collega medico, che non è collega perché è medico, ve l'ho già spiegato, capite la rilevanza di questa metafora, cioè come mi dà l'antibiotico è la prima cosa, ma io sto anche attento al resto, anzi noto di più il resto. E lui cosa deve fare? Fa quello che lo sottopone a meno rischi, ovvero mi dà il farmaco giusto e va al paziente successivo. Ancora una volta, luoghi, tempi, persone. Salto questa slide e vado verso le conclusioni. Allora, abbiamo detto all'inizio, l'assistenza alla persona anziana nell'epoca della evidence-based medicine, e io non vi ho più parlato da allora di evidence-based medicine, perché volevo arrivarci alla fine. Beh, l'evidence-based medicine è qualcosa che oggigiorno, credo conosciamo tutti, o quantomeno possiamo immaginare, è la medicina basata sulle evidenze. Le evidenze sono i dati, che noi otteniamo in modo evidente, in modo oggettivo, dagli studi scientifici.
Perché oggigiorno si parla tanto di evidence-based medicine? Perché prima del Novecento la medicina, strano come può sembrare, per quanto possa sembrare, non era basata sulle evidenze. Perché se voi avevate 15 tipi di malattie diverse che presentavano tutte in comune la febbre o l'infiammazione, sapete cosa faceva il vostro bravo medico che aveva studiato e studiavano da 1500 anni almeno sugli stessi libri, su Ippocrate, Galeno e Avicenna? Vi faceva il salasso, vi tagliava le vene in modo tale da espellere gli umori che corrompevano il vostro corpo. Oppure, se avevate la sifilide, vi facevano le iniezioni di mercurio. Perché il mercurio, secondo gli alchimisti, ringiovanisce la pelle. E ovviamente, come potete immaginare, le persone morivano per il solo fatto che andavano dal medico, quelle poche che avevano i soldi per farlo, a proposito di terzo attore. Finché un giorno, che poi è un secolo, che appunto è l'Ottocento, in questo periodo storico è successo che hanno cominciato a girare le informazioni, gli studi scientifici, i proto-studi scientifici, potremmo dire. E quindi i medici hanno cominciato a parlarsi e a dire: ah, ma quindi non è solo i miei, non sono solo i miei pazienti che io curo, come diceva Ippocrate, muoiono, sono anche i tuoi. Ah, allora forse dobbiamo cambiare modo di curarli. Questa roba che sembra assurda è roba di 150 anni fa, 200 anni fa, massimo. E quindi è nato questo discorso che nel Novecento ci ha fatto fare un salto enorme in avanti delle evidenze. Ma la medicina basata sulle evidenze non è solo questa roba qua, come oggi, pena da umanista, ahimè, la formazione esclusivamente scientifica che si fa ai medici ci ha portato a pensare. Tant'è che alcuni medici sono diventati nuovi sacerdoti perché pongono no, la scienza come alternativa alla fede, quando in realtà sono cose diverse. Noi non dovremmo avere fede nella scienza così come abbiamo fede se ce l'abbiamo in Dio, che la scienza è una cosa diversa, è fatta in modo diverso. Lo scientismo è diventato la fiducia incondizionata in quello che ci dice la scienza. La scienza, in particolar modo nella medicina, è inutile che stiamo qua a dire troppo quali progressi ci ha fatto fare in avanti, anche perché l'abbiamo già detto, ma è solo una parte, perché la evidence-based medicine è fatta anche dell'esperienza del clinico e dei benefici che quelle evidenze generano su quei pazienti. E noi questo, con i nostri trial randomizzati, con i nostri studi a doppio cieco, eccetera, eccetera, l'abbiamo dimenticato, perché noi studiamo pazienti ideali in condizioni ideali, pazienti che confrontiamo pazienti con una patologia e pazienti sani e vediamo nel gruppo placebo, nel gruppo sottoposto al trattamento chi guarisce e chi presenta quali sintomatologie, e consideriamo il paziente complesso come un'eccezione. Beh, quel paziente complesso, purtroppo c'è poco da fare. Oggi il paziente complesso è la regola, non è l'eccezione. Noi non possiamo trattare un anziano che ha quattro malattie come tratteremmo quattro pazienti diversi con singolarmente una di queste malattie ciascuno, perché magari i due farmaci insieme non vanno bene, perché magari quel paziente non ha capito nulla di quello che gli abbiamo detto, arriva a casa ed è al punto a capo, perché magari quel paziente ha una cultura diversa dalla nostra, parla una lingua diversa dalla nostra e non capisce quello che gli abbiamo detto, o non capisce che alcuni comportamenti, il più chiaro ed efficace come impatto sulla salute è la dieta, incidono sulla propria salute e non c'è comunicazione e hai voglia a spiegargli quali farmaci prendere a una persona che non è neanche in grado di capire quando e come deve farlo. E ci sono tutta una serie di cose infinite che possiamo dire a tal proposito. Banalmente, se noi prescriviamo la fisioterapia all'anziano che deve andare a casa perché non la fa in ospedale,
perché gli fa bene, ma l'anziano a casa non fa niente, o se lo fa male per avere la coscienza a posto. È inutile che gli prescriviamo l'esercizio fisioterapico dell'ultimo studio pubblicato sul Journal of Rehabilitation, eccetera, perché non lo fa, non lo capisce. Allora piuttosto puntiamo a 60 e otteniamo 50, invece che puntare a 120 e ottenere 0. Le evidenze non servono a niente se non sono orientate a pazienti diversi. Allora dobbiamo recuperare tutto il resto. E recuperare tutto il resto è un problema che non ha a che fare con gli studi biomedici legati appunto al paziente astratto che risponde come una macchina danneggiata a determinati trattamenti. Perché questo non è più il modo di fare medicina. Il paziente acuto presenta un problema grave e noi come glielo curiamo quel problema grave? Beh, grazie alla scienza e alla tecnologia che dispiegano il loro massimo potere nella cura meccanica di quella patologia. Quindi la ricerca per il paziente acuto va verso la ricerca biomedica. Ma nel paziente cronico e complesso, la ricerca non è biomedica, la ricerca è organizzativa, è socio-economica, è urbanistica, è logistica, perché noi abbiamo le evidenze, ma dobbiamo metterle nelle condizioni di produrre benefici su persone che hanno delle combinazioni di variabili molto diverse, da qui anche il concetto della value-based care di cui si parla tanto. Allora, qua veramente concludo e mi scuso per essere andato oltre. Capite che la sfida è in gran parte educativa, oltre che olistica, olistica non solo nel senso psico, fisico, sociale, ma olistica nel senso che tutte le professioni, come anche quello che voi studiate o fate, dicevo co come. Olistica tale per cui tutte le professioni possono contribuire, ebbene, è una sfida enorme. E se noi parliamo di questa tematica in questo modo, beh, ne siamo al corrente e ognuno di noi può dare il proprio contributo, non solo il sanitario davanti al paziente, ma anche i figli o i genitori dei pazienti, ma anche gli amministratori o gli amministrativi, ma anche gli educatori, ma anche i cittadini che contribuiscono con la tassazione del proprio lavoro, se lavorano, ahimè, al mantenimento della baracca. E quei cittadini che usufruiscono dei servizi senza contribuire, e quindi quei parassiti che non si rendono conto, magari, del fatto che tutto ciò che hanno in mano e che ricevono gratuitamente si fonda su degli sforzi che oggi non sono più in grado da soli di reggere una dimensione che è così fuori controllo. E allora bisogna stabilire delle priorità, che è esattamente quello che non volevamo fare all'inizio. E stabilire delle priorità non vuol dire necessariamente curo l'anziano o curo il giovane. Ma vuol dire anche che cosa è di pertinenza della sanità pubblica e che cosa invece sarebbe ragionevole che le persone si pagassero da sé, come succedeva una volta. Quindi il problema dell'allocazione delle risorse e anche dell'organizzazione dei servizi. Come faccio ad efficientare la macchina sanità? Non è più chiedendo ai sanitari di fare di più in meno tempo, perché lo stanno già facendo, tant'è che sono esauriti. Quelli che lavorano. Ma è cambiando il sistema entro cui operano. Come? In vari modi, stabilendo delle priorità, garantendo l'essenziale e cambiando l'organizzazione dei servizi in base ai bisogni che emergono. Perché dicevo garantire l'essenziale? Perché oggigiorno, in virtù di tutte le prestazioni di genere anche esotico, che si erogano come se fossimo infinitamente dotati di risorse, in virtù di queste prestazioni che sono superficiali, essendo il pacchetto soldi a disposizione finito,
si tolgono risorse a trattamenti che sono ben più essenziali. Questa distinzione si chiama distinzione fra razionamento esplicito, io dico cosa ti do e cosa no, e razionamento implicito. Io ti prometto tutto, che politicamente è conveniente, ma poi succede che da qualche parte qualcosa non si eroga. E chi è che non beneficia di questo qualcosa? Generalmente, tanti studi sociologici dimostrano, proprio le categorie più fragili. Perché si perdono in questo marasma. Ma le categorie più fragili non erano quelle per cui abbiamo imbastito tutto il sistema? E allora siamo in cortocircuito ed è una sfida culturale, prima ancora che tecnologica. Allora, se lavorare sulle evidenze era la grande sfida delle professioni sanitarie nel Novecento, oggi e domani la sfida è lavorare su come metterle insieme. E metterle insieme vuol dire non solo educare i medici, ma tutte le persone che fanno parte della barca su cui siamo. Allora, qui concludo, ma vi faccio vedere una slide, se mi permettete. Riuscite a vedere? Vediamo benissimo le tre copertine. Ok, Sì, è ecco, quello che stavo grazie cercando. mille. Grazie. Questa slide conclusiva, che sembra un po' una cosa commerciale, forse lo è, ma in realtà permettetemela, è perché se volete approfondire tanti dei temi che abbiamo potuto accennare solo in maniera trasversale, e nonostante questo, pur sforandomi molto nei tempi, sono affrontati in questi tre libri che ho scritto, di cui il professor Samore vi ha fatto menzione, quantomeno per quanto riguarda l'ultimo. Se vi fa piacere e vi interessa l'argomento, leggeteli, però nel frattempo io mi taccio davvero e ascolto i vostri interventi, ringraziandovi per aver sopportato la mia logorrea, che purtroppo è l'elemento filosofico che è rimasto nelle mie corde da quando avevo 19 anni ad oggi. Grazie mille.